Eccoci qui con uno dei nostri studenti siciliani e siamo con Marco di Palazzolo. Ciao Marco. Allora, raccontiamo brevemente un pochettino perché tu ci hai scelto, su cosa volevi essere formato e su cosa volevi certificare, soprattutto poi le competenze acquisite. Sul TIG completo in ferro e anche sul avere il patentino per TIG completo con elettrodo. Quindi partiamo step by step. Hai iniziato tu chiaramente dalla base. Sì, col Tu TIG sì. hai iniziato completamente da zero, quindi è stato come sono state queste 2 settimane a TIG? Raccontaci un po', tu hai proprio Sono state parole. impegnative perché all'inizio hai bisogno di essere seguito perché non è abbastanza semplice arrivare a essere coordinato con bacchetta e pinza. Però alla fine, grazie agli istruttori, sono riuscito a capire come eseguire perfettamente la penetrazione, fare il riempimento e finitore. Venerdì passato, se non erro, quindi tu hai sostenuto la prova di saldatura con l'ispettore chiaramente esterno per la certificazione, quindi per il patentino di saldatura. Che prova sei riuscito a svolgere? Allora, ho fatto penetrazione a TIG, riempimento a elettrodo e finitura a elettrodo. Su tubazione chiaramente Su un parliamo. tubo, sì, su Ok, e tubazione. su che welding position, quindi posizione di saldatura, hai Ah, svolto questa prova? 45 gradi. Quindi sei arrivato chiaramente a una delle posizioni chiaramente più Sì, belle più impegnative. complicata, sì. Quindi hai subito chiaramente positivamente un controllo radiografico alle tubazioni Sì. saldate. Esito, Esito positivo. quindi radiografato, tutto superato. Ok, tutto superato. Ottimo, e adesso cosa ti aspetta invece? Adesso mi aspetta andare a lavorare e quindi entrare nel mondo del lavoro da saldatore, finalmente, Ma tu prima di perché cosa ti occupavi? allora io prima eseguivo lavori di fabbro e ho lavorato anche nella carpenteria pesante, quindi utilizzavo l'elettrodo, però lo utilizzavo molto su materiali abbastanza spessi, non su tubazioni, però ora mi sono specializzato e riesco ad eseguire i lavori di saldatura su tubazione tranquillamente. Ah, quindi tu chiaramente ti sei affidato non alla formazione a TIG, mentre chiaramente con l'elettrodo già avevi Già avevo esperienza, esperienza, sì. ti abbiamo portato a un livello dove potevi sostenere la prova di saldatura per il patentino, penetrazione TIG, Sì. riempimento, finitura all'elettro. Ottimo questo. Allora Alessandro, perdonatemi, allora Marco, un grosso in bocca al lupo, Grazie. sai sempre dove trovarci. Solo una cosa mi sono pentito. Cosa ti sei dimenticato? No, che mi sono pentito, che non l'ho fatto prima, perché lo dovevo fare molto tempo fa, quindi finalmente Dico sono riuscito sempre a. una cosa, non è mai tempo perso. Sì, è stata una bella esperienza e mi è servito tanto per Con i ragazzi in formarmi. campus, in tutti gli altri nostri studenti, come si è trovato? Sì, tutti ragazzi Che abbiamo ragazzi un po' sparsi divertenti. da tutta Italia, sud dell'Europa, qualche Sì, sudamericano. si può dire quasi tutto il mondo. Ho conosciuto tante È persone. un'esperienza più unica che rara, Sì. più unica che rara quando si sceglie il campus. Bello, bello. È Grazie stato Marco per divertente. averci scelto. Allora, Grazie in a bocca voi. al lupo. Grazie. Ciao.